Gli chef aretini sbarcano al mercato del gusto, dove faranno la spesa per realizzare squisiti piatti con l'eccellenza a chilometro zero del territorio. Si tratta del nuovo progetto tra la Coldiretti e l'associazione Cuochi Arezzo. Questa sinergia che c'è tra noi e l'associazione Cuochi di Arezzo è meravigliosa, perché fa capire, vedere e anche fisicamente assaggiare quanto è diverso produrre o realizzare un piatto tipico locale aretino attraverso però i prodotti che sono coltivati o allevati proprio in questo territorio. È secondo me un'esperienza, un'idea meravigliosa. Due mondi interessanti, due mondi che portano un'esperienza che speriamo si possa tradurre in un valore aggiunto per il territorio. La banca favorirà tutti gli imprenditori che vogliono portare avanti i programmi in questo senso, sia dal lato dalla parte agricola che dalla parte, diciamo, ricettiva ristorazione. Quattro gli appuntamenti in programma, ovviamente nei mercati di Campagna Amica, in cui i cuochi giocheranno, nel senso che andranno a comprare dalle varie aziende dei prodotti con cui realizzeranno dei piatti al momento. Quindi è un modo veramente anche curioso per il consumatore vedere come si può valorizzare un prodotto stagionale soprattutto. Il primo appuntamento sarà mercoledì 19 qui al Piazza Giotto e sarà dedicato al grano e alla pasta, perché è un momento appunto della mietitura, quindi ci siamo focalizzati su quello. Poi da settembre avremo appuntamenti autunnali nelle varie vallate, sempre dedicati al prodotto stagionale. Allora, noi abbiamo già dei cuochi che fanno la spesa nel mercato di Campagna Amica, ma in questo modo siamo venuti proprio noi dentro il mercato di Campagna Amica per fare una cosa diversa. In pratica noi avremo quattro appuntamenti, il primo sarà mercoledì prossimo, dove i cuochi dell'associazione cuochi verranno dentro il mercato, si divideranno in due squadre, saranno quattro cuochi, partiranno, andranno a fare la spesa, andranno in giro per il mercato a cercare i prodotti che più gli si addicono per la ricetta che vorranno fare, trasformeranno, faranno la ricetta e poi la faranno degustare. Insomma, anche per dare qualche idea poi ai acquirenti. Chiunque sarà qui, come vedete anche oggi, chiunque, ci sono la gente che va lì, vede che cosa fanno i cuochi, cerca di rubare le ricette, le idee, più che altro sono anche idee certe volte.